System abbiamo interpretato il progetto seguendo le linee guida che sono state date dalla Commissione. È stato complesso per cercare di dare l'idea proprio della tematica principale, quindi riuscire a ricreare luci ed ombre su una superficie continua. Lo abbiamo fatto cercando di prendere in considerazione quello che è il trend del momento sulle grandi superfici. È assolutamente da prendere in considerazione per quanto riguarda il nostro gruppo in quanto inventore nel settore ceramico della produzione delle grandi superfici. Per cui abbiamo creato una squadra composta da quelle che sono le aziende appartenenti al gruppo, la parte progettuale del design, la parte produttiva per l'industrializzazione e tutta la parte tecnologica sulla quale abbiamo lavorato, andando anche ad inserire quelle che sono state le tecnologie che sarebbero state presentate in fiera quest'anno. Quindi abbiamo lavorato sullo spessore di una lastra 1600x3200, spessore 6 mm, abbiamo lavorato sulla tridimensionalità della superficie, quindi con la formatura tridimensionale della lastra con profondità che arrivano anche a 2 mm, poi abbiamo lavorato sulla parte di smaltatura in digitale, sulla parte di decorazione in digitale con una peculiarità, quella della centratura delle materie in stampa digitale sincronizzate con la struttura del prodotto. Tutto questo cercando di seguire le linee guida del progetto, andando a valutare come poteva cambiare, come poteva mutare, da qua il nome Mutant dell'elaborato, il suo significato a seconda di come veniva colpito dalla luce. Si rivolge a progettisti sia per quanto riguarda le facciate ventilate, sia per quanto riguarda anche i designer d'interni, perché la superficie e il progetto sono veramente molto versatili. La complessità di questo progetto riguarda appunto la parte di studio, quindi la valorizzazione di quelle che erano le peculiarità che doveva poi mostrare all'atto di essere posato e di essere guardato. L'industrializzazione è avvenuta proprio perché sono state messe in campo quelle che sono le professionalità su tutti gli aspetti, sia per quanto riguarda la parte della formatura, oltre che la parte dello studio progettuale, sia per quanto riguarda la parte della decorazione. E quindi, diciamo così, diventava un must assoluto per noi riuscire ad industrializzare il prodotto. Tant'è che la lastra che è stata esposta esce proprio da un impianto completo della tecnologia lamina di System. Assolutamente interessanti tutte le proposte dei colleghi, soprattutto perché abbracciano quello che è tutta la filiera produttiva, quindi non solo dalla formatura ma anche il gioco sulle materie, sui formati, per cui assolutamente la professionalità di chi partecipa ad un concorso come questo alza sempre l'asticella verso l'alto, e quindi tanti complimenti anche agli altri partecipanti.